Dirette quotidiane, webinar quotidiani, video su YouTube, post quotidiani sui gruppi, blog post tutti i giorni o 2 o 3 volte alla settimana e così via, ancora e poi ancora. I social stanno aumentando continuamente e anche le persone che creano contenuti organici, quindi gratuiti su base regolare, quotidianamente, crescono continuamente. Ora voglio aiutare tutti quanti quelli che sono in questo mood, creare contenuti, contenuti, contenuti con la speranza di un giorno poter monetizzare. È totalmente sbagliato. Ora, questo può funzionare se tu hai un lavoro da dipendente o stai facendo qualcos'altro e nel mentre ti puoi permettere di dedicare parte del tuo tempo a creare contenuti su base costante. Infatti abbiamo diversi esempi anche in Italia di persone che in varie nicchie hanno fatto questo. L'unica cosa è che queste qui, se li vai a vedere bene, sono una piccola eccezione, una piccola percentuale. Per quale motivo? È molto semplice, perché mentre crei contenuti per crearti un audience, siccome è un processo a lungo termine, non porta cosa? Fatturato. E quindi se uno fa un altro lavoro se lo può permettere, ma se uno ha un'azienda, un'attività, deve poterci ricavare un ritorno immediato. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è quello che ho fatto io e che ho insegnato anche ai miei clienti e lo insegno continuamente. Smettere inizialmente di creare contenuti e iniziare a vendere prima prodotti o servizi. Quando vendi prodotti o servizi, allora dopo. E importante è farlo con l'advertising. Per quale motivo? Perché se tu lo fai con l'advertising, dimostri di essere profittevole, dimostri che puoi accendere le pubblicità e generare profitti da quelle pubblicità. Quando hai profitti, allora puoi cominciare a creare dei contenuti organici. Perché solo dopo? Per 2 motivi principali. Prima di tutto, sei sicuro che c'è qualcuno disposto ad acquistare qualcosa prima di dedicare 2 anni per magari creare contenuti su qualcosa per cui le persone non sono disposte a spendere. Quello che è un errore comunissimo che vedi fare continuamente dalle persone. E due, importantissimo, puoi velocizzare il processo di creare contenuti. Per esempio, questo video io lo sto registrando, ma tutto il mio team fa il resto. Per quale motivo? Perché mi sono creato dei profitti che mi permettono di pagare delle persone che mi velocizzano il processo. E ci sono altri video, ovviamente, che abbiamo registrato su come delegare, come pagare e duplicarsi con altre persone. Detto questo, però, è importantissimo capire che va bene creare contenuti organici, ma non è la prima fase da cui partire. La prima fase da cui partire è, indovina un po', advertising e generare vendite da quella pubblicità. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e condividi questo video se pensi possa essere utile a te e anche agli altri.